e Lolita, appunto. Lolita, eccolo qua, la copertina appunto di una delle edizioni, vale, è stato scritto nel 55 e poi è stato pubblicato anche in Russia nel 65. Vi dicevo, Don't Stand So Close to Me viene rifatta anche nel 1986, fa parte di questa raccolta di singoli. In realtà doveva uscire un intero album nuovo, solo che i tre ormai avevano dei rapporti pessimi. In più Stewart Copeland cade da cavallo e quindi non riesce a suonare la batteria. Di conseguenza si limitano a un remake di Don't Stand So Close to Me con la batteria elettronica, per cui insomma neanche tutta sta vita. Però effettivamente, e dopodiché c'è anche un'altra cosa, se vi ricorderete sicuramente la canzone Money for Nothing dei Dire Straits, questo passaggio diventa I Want My MTV, che lo canta direttamente Sting all'interno della canzone. Per quello la canzone è firmata da Mark Knopfler e da Sting, perché c'è questo passaggio. Dopodiché c'è quest'altro singolo che in realtà non piace granché alla critica, da du 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 da da da, sembra proprio una obladi oblada per il 1980, quindi anche qui ricorrono un po' i Beatles. Dopodiché, come vi dicevo, 1981 inizia i lavori per Ghost in the Machine. Volendo rimanere un po' in quel disco di prima, Zignata Mondatta, vediamo che intanto appunto ci sono nuovi temi, quindi anche brani un po' più politici. Proprio mentre ormai l'ondata punk era andata scemando, le loro canzoni si arricchiscono anche di temi sociali. Dopodiché allora ci sono per esempio una canzone scritta da Stewart Copeland che è Bombs Away, che praticamente traduce una storia d'amore tra un soldato e una soldatessa della fazione opposta, poi quasi a farla diventare un Romeo e Giulietta appunto sotto le bombe. Dopodiché ci sono anche degli strumentali, tra cui questa è una cosa interessante perché darà l'idea di quanto poi in realtà fu Sting quello che tirò un po' la corda all'interno del gruppo. Allora c'è uno strumentale che si intitola Behind My Camel, che lui proprio non gli piaceva, si rifiutò di suonare il basso, lo suonò Andy Summers. Si ritrovò sul desk del produttore Nigel Gray il nastro e andò a seppellirlo in giardino, proprio perché non voleva che neanche lo mettessero all'interno dell'album. Ovviamente sono il sommo disappunto degli altri due, poi vedremo che andranno ancora peggio le cose durante la lavorazione di Ghost in the Machine. Intanto congediamo Nigel Gray ed è subentra un altro produttore, ma intanto Ghost in the Machine, per la prima volta un album che non ha queste combinazioni stravaganti di parole, quindi Zegnatta, Mondatta, Regatta, De Blanc, ma abbiamo il titolo di un libro. Ghost in the Machine è il fantasma dentro la macchina di Arthur Koestler. Allora, abbiamo cominciato questo 2018 con Roland Orzabal di Tears for Fears, che leggeva Arthur Janov e l'urlo primordiale. Anche in questo caso sono delle letture insomma abbastanza impegnative quelle di Sting. Ecco, che si ritrova in studio non più con Nigel Gray, ma con Hugh Packham, che aveva già lavorato insomma con altri autori, con Phil Collins, soprattutto vi ricorderete In the Air Tonight, era prodotta da lui. Ecco, questo signore qui, che ha lavorato per esempio anche con David Bowie, che vedete qui, e con Sheryl Crow, con tanti altri. Quindi comunque uno che intanto ha a disposizione molti mezzi nel suo studio e molti strumenti, tant'è che questo disco, Ghost in the Machine, si affranca sempre di più dal reggae rock dei primi dischi. Subentrano le tastiere e anche altri strumenti, tra cui il sassofono, che viene suonato dallo stesso Sting. Ci sono forse anche troppe tastiere, secondo Andy Summers, che si ritrova insomma in un ruolo un po' marginale, soprattutto in quella che è la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, Every Little Thing She Does Is Magic, che è il singolo di lancio di Ghost in the Machine. È l'unica canzone che non è stata scritta appositamente per il disco, perché era stata composta nel 75 ancora per i Last Exit, dopodiché appunto viene rimaneggiato anche non solo l'arrangiamento ma anche il testo. E c'è non solo una quantità di tastiere, ma c'è anche un pianoforte, quindi in questo caso Andy Summers comincia già insomma a dare qualche segno di insomma, qualche frecciata. Dopodiché all'interno di questo disco ci sono anche altri brani, come per esempio molto politici, One World Not Three, un mondo non tre, quindi una presa di posizione, quando si dice terzo mondo, dopodiché vedremo che anche Sting stesso negli anni insomma avrà dei contenuti politici come The Dance Alone per il suo disco Nothing Like the Sun, e anche per esempio Humanize Yourself, che è una canzone che nasce dopo un fatto di cronaca, quindi un gruppo di skinhead aveva aggredito un ragazzino che abitava nella sua via, quindi comunque dire quando diventi genitore queste cose poi ti toccano in maniera particolarmente. Dopodiché c'è un'altra canzone, Omega Man, che deve uscire come singolo, però essendo scritta da Andy Summers, Sting fa la prima donna e dice no,
i singoli devono essere canzoni mie. Ovviamente Andy Summers dirà che si ritroverà come pugnalato alle spalle da una scelta del genere, tant'è che i due singoli successivi saranno Invisible Sun, non negli Stati Uniti perché uscirà Secret Journey, e Spirits in a Material World. Quindi anche qui lo scontro tra Occidente e Oriente, quindi Oriente come vista la patria dello spirituale, invece l'Occidente quello materiale. Poi ci arriverà anche Madonna con Material Girl qualche anno dopo e anche con uno stile molto diverso. Every Little Thing She Does Is Magic, da Ghost in the Machine.